Un saluto agli amici radioascoltatori di RDR Radio, ma un saluto speciale va al timoniere di questa bellissima radio, di questo canale radiofonico così importante, che è Roberto De Angelis. Veramente i più sentiti e sinceri saluti. È da poco terminata Roma-Atalanta, risultato, manco a dirlo, gli orobici che spugnano l'Olimpico per 2-1, ma la cosa più grave è che, tra le altre cose, premetto questa cosa, ci siamo sentiti durante l'intervallo con Roberto, un messaggio WhatsApp, e insieme evidenziavamo questo brutto sogno, e il brutto sogno uno poteva svegliarsi e farlo diventare bello. Così non è stato, perché appunto non soltanto la Roma ha giocato malissimo, ma non ha fatto nulla per cercare di togliere il gap iniziale delle due reti. Ma se andiamo a vedere, c'è stato un micidiale 1-2 appunto iniziale della squadra di Gasperini. Cornelius parte in contropiede al 14esimo, si libera di Fazio e batte Allison di sinistro. Poi poco dopo, credo se non vado errato, al 19esimo Gomez manda il tiro De Ron che insacca, complice anche una deviazione di Manolas. Poi addirittura l'Atalanta coglie anche un palo. La Roma fa i dovuti cambi, c'entra Schick, che io reputo e vedo evanescente, ma non cambia nulla, ma se non un tiro di Zeko che accorcia le distanze. L'Atalanta, quindi ti aspetti che l'Atalanta, addirittura lo stesso De Ron, autore del secondo gol, viene espulso, e ti aspetti che la Roma possa far diventare sua la partita. Addirittura espulso anche il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, proprio in seguito a questa espulsione del suo giocatore. Quindi il tutto faceva presupporre a un ripristino della situazione in casa giallorossa. Così non è stato, anzi è stata l'Atalanta che ha sfiorato addirittura il tris. La Roma non ha fatto nulla se non in alcune folate di El Shaarawy, e quindi niente, l'Atalanta espugna l'Olimpico per 2-1, e merito all'Atalanta che, dopo aver buttato fuori dalla Coppa Italia il Napoli e dopo essersi qualificata con pieno merito anche in Europa League al successivo turno, adesso ha fatto fuori all'Olimpico anche la Roma. Quindi un'Atalanta veramente strepitosa, un'Atalanta che è giusto che prenda i dovuti e meritati appunto applausi dallo Stadio Olimpico. Fischi soprattutto per i giocatori della Roma, che veramente poi vedere Nainggolan in tribuna, dove io penso che la società abbia fatto bene, perché ha voluto dare un segnale, lo ricordiamo, Nainggolan ha mandato in giro un video che lo ritraeva nella notte di Capodanno, quindi è stato un segnale, perché queste cose credo che in casa Inter, in casa Milano, in casa Juventus non accadono e non dovrebbero accadere. Così la Roma ha voluto dare un segnale, però mancava Nainggolan in forza la squadra. E si è visto, perché il centrocampo Florenzi non riusciva, nonostante aveva oggi indossava la fascia da capitano, non riusciva a dare il suo massimo. Anzi, io trovo veramente un Florenzi che secondo me gioca fuori ruolo. A questo punto mi viene da chiedere, e chiedo a voi amici di RDA che ci ascoltate, lo dico anche a Roberto, secondo me, io ho sempre tifato per il tecnico Di Francesco, contentissimo quando è arrivato alla guida tecnica della squadra giallorossa. A questo punto voglio un attimino, mi sta facendo venire dei dubbi, perché non sta prendendo le dovute contromisure, e qui si sta vedendo una squadra che sta andando allo sbaraglio. Non so se fa bene questa sosta, se farà bene i giocatori della Roma, ma secondo me no, perché io, presidente della squadra giallorossa, manderei tutti immediatamente in ritiro. Perché? Perché devono avere rispetto dei tifosi della Roma. E adesso ci saranno sicuramente polemiche perché il tecnico non ha fatto giocare Nainggolan, ci saranno polemiche perché il tecnico non ha preso, non si è visto un tecnico all'altezza della situazione in grado di ribaltare i due gol dell'Atalanta.
Quindi ci saranno polemiche a seguire e apposta pensavo e speravo che ci si potesse giocare. Invece c'è questa sosta, chissà se farà bene alcuni giocatori, ma secondo me non farà bene. Anzi, metterà ancora più, come dire, a disagio la condizione psicofisica degli stessi giocatori della Roma. Staremo a vedere cosa accadrà perché al rientro, lo sappiamo, ci sarà niente poco di meno che Inter-Roma, quindi l'ex Spalletti, che anche lui in casa nerazzurra non se la passa bene, ma quantomeno è riuscito a cogliere un prezioso pari a Firenze, mentre la Roma invece sta entrando in una crisi che sembra non essere finita. Quindi addirittura è stata scavalcata oggi da una Lazio in grado di andare a regolare la spalla con bene a 5 gol in quel di Ferrara. Quindi una Roma veramente incredibile. Mi devo trattenere, amici di RDR Radio, e poi mi permetto di dire, Roberto, che nella puntata di lunedì su Sport Radio con Passione Giallorossa darò il resto perché non si può vedere, non si può vedere una Roma così evanescente, una Roma non messa bene in campo perché abbiamo visto una Roma al di fuori di ogni aspettativa. Più volte le immagini dei tifosi ci facevano vedere veramente, no, la disperazione. Si vedeva negli occhi dei tifosi, anche i più giovanissimi, la disperazione di vedere una squadra, la loro squadra, l'amatissima Roma, non giocare all'altezza di queste situazioni. Poi ti viene il dubbio perché quando inizierà a fare sul serio in Champions League, cosa accadrà? Punto di domanda. Vi lascio con questo quesito, approfitto di nuovo per salutare il maestro della radiofonia romana e non solo, il cosiddetto amico Roberto De Angelis, veramente a lui va un plauso per la persona che è, per la persona che insegna a noi più giovani e che ci fa apprezzare ancora di più questo mondo, quello radiofonico, che è veramente qualcosa di importante per noi che amiamo fare questo lavoro. Quindi grazie Roberto, grazie di esserci con il tuo canale RDR Radio, spero di aver dato il mio contributo. Noi ci sentiamo comunque lunedì con Passione Giallorossa su Sport Radio. Giungano da me, da Fabio Pezzotti, i migliori saluti ai radioascoltatori, a RDR Radio e a tutto il gruppo radiofonico connesso, e un in bocca al lupo e soprattutto un buon fine settimana. Ciao!